Quando entrammo in quei luoghi, la prima cosa che fecero fu portarci via i nostri averi, quelli essenziali, perché poi era solo con quelli con cui eravamo arrivati, i vestiti, per renderci tutti uguali, gli orologi, perché fossero loro a scandire il nostro tempo, gli occhiali, perché non vedessimo l'orrore in cui eravamo finiti e forse, chi lo sa, perché non fossimo in grado di venirne fuori, come se poi fosse stato possibile. I nostri beni, denti compresi, come a sottolineare che non meritavamo nulla, neanche di mangiare. In secondo luogo, ci separarono dagli affetti, pensando forse che le nostre razze non ne provassero. A prescindere, riflettevamo di certo, tutte cose che potremmo riavere. Ricompreremo gli occhiali, ritroveremo i nostri figli, non potrà essere così atroce come sembra, non durerà per sempre. Infine, tolsero l'identità. Una mattina qualunque, di quegli anni sciagurati, in quei luoghi dove era pericoloso pure sognare, non eravamo più nessuno, solo un numero impresso sul braccio, annientati ancora prima di morire, esseri indefiniti, sconosciuti forse più avanti, anche a noi stessi.